Ordinanza di De Luca, obbligo di segnalazione all'ASL entro 24 ore per i campani che rientrano dalle vacanze oltre confine. Decisa la zona rossa, Sant'Antonio Abate dopo 27 contagi collegati alla Sonrisa. Si cercano gli invitati ai matrimoni, un caso anche nel Sannio ad Apollosa. Ucciso dopo una lite per motivi di viabilità. Gli inquirenti hanno fatto luce sull'omicidio di Carmine Fammiano, 41 anni, che venne trovato morto in auto lo scorso 7 agosto a Giuliano. Arrestato il responsabile, un 36enne che dopo il delitto era scappato a Roma. Usura, imprenditore fa arrestare gli strozzini. La vittima era costretta a pagare al clan da almeno 9 anni 5.500 euro al mese. Alla fine, esasperato anche dal Covid, un imprenditore di Castellammare di Stabia ha trovato il coraggio di chiedere aiuto alla finanza. Stamane arrestati due boss. Telesina, nuovo incidente, ora basta, si intervenga. Nel Sannio continua a preoccupare la sicurezza della trafficata statale 372, teatro dell'ennesimo incidente stradale. Ora un comitato di cittadini chiede l'accelerazione dell'iter per il raddoppio dell'arteria, atteso da decenni. Avellino, caos nel parco, la rabbia dei cittadini, spaccio, degrado, gruppi di stranieri che ubriachi assediano lo spazio verde di Piazza Kennedy. A 696 TV le testimonianze della gente, situazione di grande pericolosità e abbandono, così impossibile frequentare i giardini. Acqua rossa a Santa Teresa, nuove denunce in procura. 5 cittadini salernitani scrivono al procuratore Borrelli, all'ARPAC e al sindaco Napoli per denunciare l'inquinamento del tratto di mare. A 8 Channel il consigliere comunale Lambiase avverte: il comune intervenga per la salute di tutti. Buongiorno dal TG 696. In apertura, l'emergenza coronavirus torna a salire la curva dei contagi. Ieri 23 nuovi casi accertati in Campania e De Luca emana altre due ordinanze. Una per l'istituzione della zona rossa a Sant'Antonio Abate, dove ci sono 27 contagiati in un noto ristorante. L'altra per i rientri dall'estero, per tutti tamponi o test sierologici. Vediamo il servizio. Tornano i contagi, ritornano, come annunciato dal governatore De Luca, le restrizioni. Ieri è stata una giornata difficile sul fronte dei numeri. Ben 23 le persone risultate positive al Covid-19, tutti casi singoli, di cui 20 nel napoletano. Preoccupano i focolai che si accendono in diversi luoghi e per la maggior parte con i contatti di persone che provengono dall'estero. Situazione difficile a Sant'Antonio Abate, comune del napoletano, dove è ritornata la zona rossa, anche se piccola. Istituirla il governatore De Luca in seguito alla positività del manager della Sonrisa, famoso ristorante del boss delle cerimonie. Qui sono in tutto 27 le persone risultate positive legate allo stesso gruppo, 18 di Sant'Antonio Abate, 6 di Castellammare, 3 di Gragnano e dunque De Luca con ordinanza numero 67 ha disposto la chiusura delle strutture La Sonrisa e Villa Palmentiello fino al 25 agosto. Ma non basta, le restrizioni sono pure per chi rientra dall'estero e non solo dai paesi dell'area Schengen. Il governatore ha ordinato per i cittadini campani che rientrano dall'estero l'obbligo di segnalarsi alle ASL di competenza per essere sottoposti a test sierologici o tamponi. Ma il governo Conte sta pensando a misure più restrittive per coloro che provengono dai paesi esteri. E sulla chiusura delle frontiere i cittadini si dicono in linea con le decisioni del governo. Sentiamoli. Fanno bene a chiudere le frontiere, sì, siamo rovinati qua, fanno bene. È normale che se andiamo così, il problema noi ce l'abbiamo, il virus c'è, ma come andiamo avanti? Più si mettono leggi, più si mettono, per esempio, quando vengono a Napoli, pure stranieri, qualcuno che sta venendo, per loro è strano la carta d'identità, la febbre ancora. Se noi facciamo i sacrifici, arrivano poi loro da fuori e portano il virus a noi, quindi noi facciamo dei sacrifici così è inutile, quindi lo Stato dovrebbe chiudere tutte le frontiere per il momento, è un'emergenza, ha detto che Conte è un'emergenza fino al 31 ottobre e quindi è un'emergenza. Ma per forza, come le abbiamo aperte sta di nuovo il Covid in giro, per cui dispiace, però lo dobbiamo fare per noi stessi. Se arrivano dagli altri paesi e vengono controllati, per me devono stare aperte le frontiere. Aprire le frontiere è il massimo controllo, questo devono fare. Io non sarei d'accordo, ma se dobbiamo avere problemi e chiuderci un'altra volta, no. Io mi firmo anche per pensare.
sta chiuso in da casa. Mi chiudo nella mia pizzeria, ma sette rimango qua. Nuovo caso di positività anche nel Sannio, si tratta di un giovane di Apollosa rientrato nelle ultime ore da una vacanza all'estero, sottoposto immediatamente alle analisi, il tampone ha restituito l'esito positivo, sia lui che la sua famiglia ora sono in quarantena, si tratta del terzo caso di coronavirus nel Sannio registrato proprio nelle ultime settimane. È stato ucciso per una lite legata a motivi di viabilità Carmine Fammiano, 41enne, che venne trovato morto lo scorso 7 agosto, fuga finita per il 36enne Paolo Di Nardo. Dopo il delitto era scappato a Roma. Sentiamo. Ha confessato l'assassino di Carmine Fammiano dopo le prime voci che riportavano dell'arresto di un indiziato. Arriva la conferma, si tratta di Paolo Di Nardo Giulianese, classe 1984. L'uomo dovrà rispondere di omicidio intenzionale, aggravato dai futili motivi, e porto abusivo di arma da fuoco. Assistito dall'avvocato Matteo Casertano, Di Nardo è stato interrogato davanti al PM del Tribunale di Napoli Nord ed ha fornito la ricostruzione di quella tragica sera del 7 agosto. Luce anche sulla dinamica dei fatti che hanno portato alla morte di Fammiano. I due avrebbero iniziato a litigare per banali motivi di viabilità in via Arco Sant'Antonio. Dal battibecco sarebbe scaturito un inseguimento culminato in via Selva Piccola, dove Fammiano e Di Nardo sono scesi dalle rispettive auto per cercare probabilmente lo scontro fisico. L'arrestato avrebbe estratto l'arma e avrebbe fatto fuoco due volte. Il primo proiettile si è conficcato nello sportello, il secondo in direzione delle gambe della vittima, presumibilmente senza l'intenzione di uccidere. Ma una tragica fatalità ha voluto che il proiettile esploso recidesse l'arteria femorale di Carmine Fammiano, che sarebbe morto in pochi minuti dissanguato. Di Nardo aveva trovato intanto rifugio a Roma, ma grazie alle indagini i poliziotti sono riusciti ad intercettarlo e a fermarlo mentre si trovava sulla 1 nel territorio di Frignano, in provincia di Caserta. L'uomo si trovava in una stazione di servizio a bordo di un Alfa Romeo di colore rosso. Pare stesse tornando a casa per prelevare denaro e abiti. E al termine dell'interrogatorio con il PM, il 36enne ha confessato l'omicidio di Carmine Fammiano. Nella tarda serata di ieri, i carabinieri della compagnia di Napoli Poggio Reale sono intervenuti in via Scarpetta nel quartiere Ponticelli per esplosioni d'arma da fuoco. Durante il sopralluogo sono stati rinvenuti 14 fori su un muro di un palazzo. I carabinieri della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Napoli hanno rinvenuto e sequestrati poi 6 bossoli calibro 9 e dunque le indagini sono in corso. Un imprenditore di Castellammare di Stabia si è ribellato alla camorra denunciando alla Guardia di Finanza gli usurai. Arrestati due dei suoi 3 aguzzini, Nicola Esposito, reggente del clan Cesarano, e la moglie. Sentiamo. Nelle grinfie degli usurai da 9 anni, un imprenditore di Castellammare di Stabia ha trovato il coraggio di ribellarsi e denunciare tutto alla Guardia di Finanza di Napoli. Dal 2011 pagava 5.500 euro al mese, dopo aver chiesto un prestito da 550.000 euro a un clan, ma l'imprenditore, con affari nel turismo e nella ristorazione, anche a causa degli effetti della pandemia, era ormai incapace di saldare il suo debito e, stanco di subire pressioni, minacce e botte con metodi camorristici, si è rivolto così alle Fiamme Gialle. I finanzieri hanno arrestato 2 dei 3 presunti aguzzini, Nicola Esposito, detto Mostr, recluso al 41 bis, reggente del clan Cesarano, già arrestato nel 2014, e sua moglie Annunziata Cafiero, finita ora dietro le sbarre. Usura, estorsione e lesioni personali aggravate dal metodo mafioso, i reati contestati ai due e a un loro familiare attualmente ricercato. I malavitosi pretendevano dall'imprenditore che restituisse i 550.000 euro in un'unica soluzione o la cessione della sua attività, altrimenti non avrebbero smesso di malmenarlo e minacciarlo. L'ultimo agguato, per mano di Annunziata Cafiero, risalirebbe proprio a luglio. L'imprenditore avrebbe riportato ferite alla testa.
Figurano diversi centri diagnostici riconducibili alla famiglia Cesaro tra i destinatari dei 15 provvedimenti antimafia interdittivi emessi ieri dalla Prefettura di Napoli nei confronti di altrettante imprese operanti nei settori della sanità privata, lavori restauro, impianti elettrici, trasporti e onoranze funebri. Imprese con sede nell'area stabiese, nell'area nord di Napoli. Tra le imprese della sanità figurano anche alcune società del gruppo IGE, il noto centro diagnostico di cui è titolare Antimo Cesaro, quest'ultimo fratello del senatore Luigi. Ovviamente impugneremo davanti all'autorità amministrativa il provvedimento, annuncia il difensore, l'avvocato Fabio Fulgeri, e confidiamo che la prefettura voglia consentire l'esercizio provvisorio dell'azienda della quale lavorano circa 70 famiglie che rendono un servizio importante alla collettività. Momenti di apprensione questa mattina per l'assessore regionale al turismo Corrado Matera, che sarebbe stato colto da un malore improvviso in Cilento, condotto d'urgenza all'ospedale Luigi Curto del comune salernitano di Polla, poi trasportato all'ospedale di Eboli, è stato sottoposto all'esame coronografico che ha dato esito negativo. Si trova tuttora ricoverato nel nosocomio valdianese per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni di salute comunque starebbero migliorando. E nel Sannio continua a preoccupare la sicurezza della trafficata statale 372 Telesina, teatro dell'ennesimo incidente stradale. Ora il comitato chiede l'accelerazione dell'iter per il raddoppio atteso da decenni. Sentiamo. La statale Telesina, che collega Benevento a Caianiello per l'ingresso della 1 Napoli-Milano, resta una delle strade più pericolose della Campania. Gli incidenti, purtroppo spesso mortali, che continuano ad essere registrati nonostante le proteste delle associazioni di automobilisti, sindaci ed enti. 67 chilometri di arteria con solo due corsie di marcia che ormai da anni attendono il raddoppio. Decine e decine di milioni di euro stanziati, poi dirottati e dopo ancora resi nuovamente disponibili per l'avvio della maxi opera, che sembra mensilmente in procinto di partire, ma che invece ancora non decolla. Ieri sera l'ultimo incidente con 4 auto distrutte e 2 feriti, di cui uno trasportato in codice rosso all'ospedale Rummo di Benevento. Una situazione divenuta insostenibile, come rimarca anche il presidente dell'associazione SOS 372 Benevento Caianello. La situazione identica mesi fa, anni fa, purtroppo non cambia nulla e quei piccolissimi cambiamenti, cioè migliorie che fanno, sono impercettibili per l'utenza. È triste dirlo, ma se il numero dei morti quest'anno è inferiore agli anni precedenti è per il Covid, perché per 3 mesi la circolazione si è ridotta al minimo. Ora la speranza è che le opere possano finalmente partire. Ho una prima gara di appalto dove era stata iniziata e doveva essere chiusa entro la fine di marzo. E non sappiamo nulla, ovviamente per via del Covid è stata sospesa questo primo appalto, che riguardava ovviamente un piccolo tratto. E andiamo ad Avellino, spaccio, degrado, stranieri ubriachi assediano il parco urbano di Piazza Kennedy. Dopo la denuncia in questura del proprietario del bar del parco, monta la protesta dei cittadini che raccontano impossibile passeggiare. Sentiamo. Emergenza sicurezza nel centralissimo parco urbano di Piazza Kennedy ad Avellino da pochi giorni, intitolato al già sindaco Antonio Di Nunno. Qualche volta c'è stato qualcuno che stava ubriaco, o qualcuno come tempo fa si dette fuoco là. Ma... Il titolare del bar, ubicato nella casetta comunale di vetro del parco, ha presentato un esposto in questura per invocare maggiori controlli in quella che si è trasformata in una vera e propria terra di nessuno. Alcuni giorni ci sono persone poco raccomandabili e fanno un po' di tutto nel parco. Ad esempio? Bisogni, ci sono persone, molte persone che vengono qua, bivaccano, si un po' altericce, bevono e si sdrano sulla panchina proprio dopo aver
in preda agli effetti dell'alcol. Movimenti sospetti, disturbi, fastidi per i tanti cittadini che vorrebbero passeggiare sereni e sicuri tra i percorsi. Questo è quanto raccontato dai frequentatori dell'Area Verde. Ma basta qualche soggetto che arriva insomma all'improvviso, già sa dove venire e da chi venire, e noi praticamente dobbiamo automaticamente andare via, perché sono soggetti pericolosi purtroppo, perché sono ubriachi, perché sono drogati, non lo so, però noi siamo costretti ad andare via e questo non è giusto. I cittadini lamentano la presenza di tossicodipendenti, anche stranieri, personaggi rissosi e inclini al bivacco senza regole. Violenza, effrazioni, mancanza di civiltà, di senso di civiltà totale, di tutto e di più. Se ne devono soltanto andare, senza se o ma. Reflui rossi dal torrente che sfocia nella spiaggia di Santa Teresa e acqua con schiuma bianca su tutto il litorale. Cinque cittadini salernitani scrivono al procuratore Borrelli, all'ARPAC e al sindaco di Napoli dopo aver inviato e protocollato una nota nel maggio scorso per denunciare l'inquinamento delle acque. Sentiamo. Cinque cittadini salernitani hanno scritto al procuratore Giuseppe Borrelli, all'ARPAC e al sindaco Vincenzo Napoli per denunciare i reflui rossi che fuoriescono dal torrente che sfocia nella spiaggia di Santa Teresa e la melma bianca che deturpa le acque del litorale. Una situazione di degrado e inquinamento che si ripete ormai da mesi. Già nel maggio scorso era stata protocollata e inviata una nota al riguardo. A denunciare più volte le condizioni del mare salernitano il consigliere Giampaolo Lambiase, che chiede l'intervento immediato dell'amministrazione. La vicenda riguarda non solo lo scarico, che credo sia assolutamente abusivo, di acque rosse che fuoriescono dal canale adiacente al Fusandola sulla spiaggia di Santa Teresa. In molti casi quelle acque rosse contenevano metalli pesanti, quindi metalli che diciamo pericolosi per la salute della gente. Ho denunciato tempo fa alla capitaneria, ai vigili urbani, all'amministrazione comunale, l'avvicinarsi di una schiuma sporca dal mare sulla spiaggia, e poi c'è un problema di carattere generale, diciamo l'inquinamento che viene dalla rete fognaria del comune di Salerno, che è assolutamente inadeguata. Credo che sia indispensabile e necessario da parte dell'amministrazione comunale di orientare quello che c'è di risorse finanziarie, più che a spese tra virgolette inutili a mio parere, soprattutto per adeguare, migliorare e rendere efficace ed efficiente la rete fognaria del Comune di Salerno. Una tragica fatalità che ha scosso tutti, così il presidente della CIA Mastro 5 ricorda il giovane 25enne di Torrecuso in provincia di Benevento che ieri ha perso la vita in un incidente agricolo. Vediamo il servizio. Nicola è un ragazzo laborioso, per bene, molto impegnato nella comunità, una tragedia che ci ha scosso tutti. Così il presidente della CIA Alessandro Mastro 5 ricorda il 25enne Nicola Iannella, giovane agricoltore di Torrecuso, che ieri ha perso la vita a causa di un incidente agricolo. Il suo trattore si è ribaltato e per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Un lutto che ha sconvolto la comunità del piccolo centro della Valle Vitulanese nel Sannio, dove oggi si svolgeranno i funerali. Intanto il sindaco di Torrecuso, Angelino Iannella, ha proclamato il lutto cittadino. Non ha scosso solo la comunità di Torrecuso, ma tutta la comunità della Valle Vitulanese e tutte le persone, perché un ragazzo di 25 anni chiaramente scuote le coscienze. Sorridente e sempre attivo nell'associazionismo, ricordano in una lettera gli amici di Nicola, un giovane molto conosciuto in paese dove partecipava sempre ad ogni iniziativa. Lui è impegnato in tante attività, sia comunali che sovracomunali, era un grandissimo lavoratore, era un ragazzo laborioso, una famiglia che ha trasferito questi valori. Ribadisco che sono molto vicino alla famiglia, conosco bene la famiglia, ha trasferito i valori del lavoro, dell'impegno. E di tragica fatalità parla il presidente della CIA. Un ragazzo che si impegnava tanto, ma io credo che ci sia sicuramente una tragica fatalità su questo. Il dolore è tanto, non è il primo che capita negli ultimi periodi, e credo che dobbiamo anche interrogarci su quelle misure di sicurezza che possono evitare tragedie del genere.
Il GUP del Tribunale di Salerno, Gerardina Romaniello, all'esito del rito del giudizio abbreviato, ha dichiarato sentenza di non luogo a procedere per l'ex caposala dell'ospedale Ruggi d'Aragona, Anna Rita Iannicelli. Non vi sarebbe alcuna prova che l'imputata abbia accettato denaro per accelerare gli interventi chirurgici. La donna, accusata di peculato, era già stata prosciolta dalla Corte dei Conti. L'infermiera, inoltre, era priva di qualsiasi potere decisionale in ordine alla predisposizione delle liste d'attesa. Questa la motivazione per il GUP. Ed è ancora muro contro muro per il mercato di Avellino. Nessuna speranza di riprendere le attività prima del 14 ottobre, quando ci sarà la nuova decisione del TAR. Sentiamo. Avellino avrà il suo mercato non prima del 14 ottobre. Non si placano le polemiche tra il sindaco Gianluca Festa e i mercatali in attesa della decisione che il TAR il prossimo 14 ottobre si esprima definitivamente sull'idoneità della nuova location. Rimane un muro contro muro, tra virgolette, quindi dovrà essere forse un giudice a determinare, come dire, la fine di questa battaglia. Fermo restando che per noi, anche rispetto ad una serie di documenti che noi consegniamo al prefetto, con dei piccoli interventi Piazzale di Irpini poteva essere reso disponibile per il mercato. Il sindaco evidentemente non ha ritenuto questo fattibile, per cui siamo di nuovo punto e da capo con il mercato fermo da gennaio a ottobre, sperando che sia solamente solo ottobre da questo, perché ci potrebbe essere il paradosso che il TAR dà ragione, come dire, ai ricorrenti e il mercato non si farà proprio più. Tarantino promette battaglia e annuncia le prossime mosse. Dopo Ferragosto faremo un attimino il punto con gli iscritti e con l'avvocato, però noi quello che possiamo fare in questo momento è solamente cercare di capire il perché poi effettivamente su Piazzale degli Irpini, nonostante siano stati fatti dei lavori per renderlo proprio adatto all'area mercatale, non ci sia il parere sanitario. Per questo credo che l'avvocato, se ci saranno le condizioni, farà dei motivi aggiuntivi al TAR chiedendo, come dire, un riesame del parere sanitario dell'ASL per vedere se ci sono le possibilità di farlo fare poi eventualmente a Piazzale degli Irpini. I carabinieri hanno arrestato un 47enne di Limatolo accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'uomo. Le norme previste dal codice rosso, dopo che nel corso di una discussione avrebbe impugnato un coltello e avrebbe ferito la compagna ad una mano, non gravi per fortuna, le conseguenze per la malcapitata. Ed ora la triste vicenda di una truffa online che ha colpito una casa famiglia di Castelvolturno che voleva acquistare una piscina per piccoli ospiti. Una brutta storia, però con un lieto fine, grazie all'altruismo di un deputato che ha donato 700 euro. Sentiamo. Avevano raccolto dei fondi per comprare una piscina, ma si sono imbattuti nei purtroppo tanti truffatori online. Questa volta a finire nella rete dei truffatori sono stati i responsabili della casa famiglia Villa Laura di Castelvolturno, una struttura che ospita bambini in difficoltà e che con quella piscina avrebbe voluto regalare qualche ora di svago ai più piccoli. Una brutta vicenda che ha attirato anche l'attenzione della politica. Nelle ultime ore, infatti, il deputato Gianfranco Di Sarno si è recato personalmente presso la struttura, donando 700 euro alla responsabile Anna Scandurra. Purtroppo l'acquisto effettuato online è risultato fasullo e la casa famiglia si è ritrovata senza fondi, ma soprattutto i bambini si sono ritrovati senza piscina. Io francamente mi sono sentito colto nella mia sensibilità e mi sono reso disponibile a offrire loro il contributo necessario per far fronte al danno subito. Sull'accaduto sono ora in corso le indagini della magistratura, come riferisce l'avvocato di Villa Laura. La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo. Noi come indagini difensive stiamo risalendo al titolare dell'IBAN che ha conseguito un ingiusto profitto a seguito di questa truffa. Per via del Covid non si trovano più piscine nei negozi, da nessuna parte, per cui avevo pensato di comprarla su un noto sito di e-commerce. E purtroppo mi sono imbattuta in una truffa, per cui ho fatto il pagamento della piscina e non mi è mai arrivata.
Riequilibrare l'immagine delle cooperative sociali ed evitare che 150 famiglie restino senza lavoro è quanto affermato stamane dall'avvocato Michele Sarno, legale del consorzio Solidarietà Salernitano, che ha chiarito alcuni aspetti dopo la revoca del servizio di manutenzione da parte del comune. Filippo Notari. Evitare che 150 famiglie finiscano per strada e restino senza un lavoro è uno dei punti affrontati questa mattina dall'avvocato Michele Sarno, legale del Consorzio Solidarietà Salernitano, la società cooperativa sociale che si occupa di servizi pubblici, gestione del verde pubblico, controllo dei parchi e manutenzione delle strade cittadine. Dopo essere finita al centro di un'inchiesta della magistratura, si è vista revocare alcuni affidamenti da parte del Comune di Salerno, una decisione che ora è al vaglio dei giudici amministrativi. Il TAR per il momento ha accolto la richiesta di sospensiva del provvedimento, permettendo ai lavoratori di proseguire la loro attività e fissando per l'8 settembre l'udienza di merito. Il senso di questa conferenza stampa è che noi non vogliamo difenderci dal processo, ma ci difenderemo nel processo. Ad ogni buon conto forse va riequilibrata l'immagine delle cooperative sociali, che sono state una risorsa e lo sono ancora per la nostra amministrazione. E allora qualche consigliere comunale che giustamente fa il proprio dovere, noi diciamo fate tutte le denunce che dovete fare, però poi accorgete e parlate anche di come le cooperative sociali hanno portato ricchezza nella nostra comunità. Per quale motivo le cooperative sociali vengono estromesse laddove qualche anno fa, rispetto a situazioni analoghe, rispetto a situazioni che hanno colpito altre società partecipate, addirittura con degli arresti, non c'è stata la revoca degli incarichi? La procura mica dice che dovete revocare qualcosa. La procura contesta dei reati, procede con i sequestri, procede con le eventuali altre azioni, diciamo, al ristoro di quella che è l'attività giudiziaria. Io vorrei capire l'attività amministrativa a che cosa si lega. È tutto con la nostra informazione, il TG termina qui, grazie di averci seguito.